Questo ragazzo avevo dei sogni, passavo il tempo con lui e parlavo dei concetti, e lui che mi ha fatto parlare dei concetti, di ogni tipo di concetto, amicizia, oppure Dio, oppure qualsiasi pensiero. Hai presente questi libri di Platone che dove si fanno questi dialoghi socratici? Noi partivamo con un concetto, lui faceva una domanda, io rispondevo, poi rispondevo a lui e diventava un battibecco, no? E con lui ho migliorato anche in italiano. Break the Wall, il tour che punta a combattere il disagio giovanile, arriva a Ragusa all'Istituto Tecnico Commerciale Fabio Besta. Testimonial d'eccezione l'attore turco Jean Yaman, che sta girando in tutta Italia confrontandosi con i giovani su tematiche molto delicate. Abbattere il muro del silenzio e della solitudine dietro il quale i giovani spesso si nascondono per sfuggire al disagio è possibile con maggiore consapevolezza nel riconoscere il proprio valore unico e irripetibile. Abbiamo un ruolo fondamentale in questo progetto che è di sensibilizzazione per il disagio giovanile, il disagio dei nostri adolescenti che sta purtroppo assumendo numeri drammatici, e questa iniziativa è importantissima per sensibilizzare le istituzioni, per sensibilizzare noi adulti, ma allo stesso tempo per dire ai giovani ci siamo, non abbiate paura della vostra avventura, della vostra età. Qual è dunque la ricetta per cercare di venire incontro alle esigenze e ai bisogni di questi giovani? Beh, ricette magiche non ne ho. Quello che però è importante parlarne, è importante avere consapevolezza di quanto sta succedendo. È importante dire ai giovani parlate, relazionatevi. Raccontate il vostro disagio psichico. Il disagio psichico raccontato non è una cosa di cui vergognarsi. Il disagio psichico tenuto, nascosto dentro, diventa dolore mentale e può trasformarsi in psicopatologia. Jean Yaman, sex symbol amato e seguito in tutto il mondo con oltre 10 milioni di followers, si è raccontato al suo pubblico e ha parlato con i giovani della sua adolescenza e del suo percorso umano, rispondendo alle loro domande. Il suo tour proseguirà ancora in altre città con l'obiettivo di portare messaggi positivi per combattere le dinamiche di alienazione, di insicurezza e di dipendenza tecnologica.